sarà qualcuno all'ascolto che dice il consorzio di quale bacino? Quindi partiamo da zero. Il consorzio di bacino te lo farei spiegare naturalmente da un delegato che è qui. Dico velocemente, lui ti spiegherà che cos'è il consorzio di bacino e il motivo per cui sono qui. Ci ha aggiunto la segnalazione perché siamo a via Manzoni, in una zona in cui il panorama è bellissimo e c'è la casa di Caldoro. I dipendenti del consorzio non ricevono uno stipendio da 24 mesi. Circa una settimana fa avevano incontrato a Benevento il presidente, il quale aveva promesso lo sblocco di questi stipendi. I termini sono scaduti ieri e hanno deciso questa forma di manifestazione molto forte, non più sotto il palazzo di Santa Lucia, bensì sotto casa di Caldoro. Noi siamo in questo momento, ci sono i carabinieri, la polizia e c'è un folto numero di dipendenti del consorzio che è venuta qui a manifestare, naturalmente in maniera pacifica, tranquilla, ma a far sentire la loro presenza qui sotto casa. Se vuoi ti posso passare un delegato che ti spiegherà naturalmente ai radioascoltatori che cos'è il consorzio e il motivo. Perfetto. Vai, eccoci qua. Buongiorno, benvenuto. Non si sorprenda, è la domanda, perché ci sono tanti all'ascolto che si stanno chiedendo, noi ci siamo già occupati, credo, forse lei non so o se ricorda meglio ancora più volte della vostra situazione, ma vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori cos'è il consorzio di bacino e poi naturalmente andiamo a capire che cosa sta accadendo. Sono 24 mesi che non percepite stipendio, quindi è una cosa veramente drammatica. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Ringrazio per questa possibilità. La domanda è importantissima. Il consorzio di bacino è stato costituito con una legge regionale, si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti in tutti i comuni della Campania, in particolare il nostro si occupa delle province di Napoli e Caserta, dal lontano 1993. Abbiamo smaltito rifiuti, trattato rifiuti, abbiamo perso molti colleghi perché la famosa terra dei fuochi, che adesso fingono di conoscere tutti, noi ci lavoriamo sopra gli impianti, non siamo retribuiti da 24 mesi. E per farla breve, la legge numero 5 del 2014 della Regione ha stabilito che noi dobbiamo essere assunti su tutti i comuni. Bene, noi siamo qui sul marciapiede in maniera pacifica sotto casa del Presidente perché una legge regionale votata all'unanimità noi non riusciamo a capire perché non venga fatta rispettare. Non chiediamo né corsie preferenziali né sussidi, chiediamo ciò che è già nostro, ma soprattutto di poter riportare la dignità ai nostri figli. Ci hanno derubato della dignità, sono dei ladri. Caldoro e i prefetti della Campania lo sanno bene. Vi dico due leggi che loro conoscono bene, forse gli ascoltatori non tanto. La legge 26 del 2010 all'articolo 11,5 recita, quindi parliamo del 2010, che i prefetti della Campania dovevano vigilare sui sindaci ladroni che non applicavano le leggi, anche mediante il commissariamento. La legge numero 5 della Campania 2014 recita che il presidente Caldoro deve vigilare su questi sindaci che continua a non applicare la legge e noi siamo qui dopo 24 mesi che non percepiamo gli stipendi, non abbiamo più un lavoro, c'è stato anche qualche caso di suicidio, ci sono persone ammalate di patologie gravissime, non quelle che si raccontano, quelle vere, proprio perché lavoriamo sugli impianti. Ecco, chiediamo che finalmente in questa maledetta regione che è stupenda qualcuno faccia rispettare le leggi, niente di più. Io mi chiamo Merolla Domenico, sono orgoglioso di essere napoletano, ma questi signori mi stanno facendo passare proprio tutto questo spirito di appartenenza alla mia tesi. Signor Merolla, io la ringrazio per la disponibilità e per questa sua testimonianza. Noi siamo una radio, possiamo semplicemente tentare di amplificare quella che è la vostra manifestazione di questa mattina, che è certamente una manifestazione pacifica e che fotografa una situazione così come l'ha descritta, in modo assolutamente drammatico. Per cui la ringrazio veramente del suo intervento. Ringrazio voi e gli ascoltatori. Buona giornata. Grazie a lei. E naturalmente volevo ringraziare anche Giovanni Copertino. Salvatore. Eccoci qua. Credo eccoci che qua. Stia realizzando anche un servizio per Rotti in Italia. Che quindi assolutamente. Ovviamente sarà online tra un'oretta, che è il tempo di tornare in redazione e sarà montato. Sempre a tua disposizione, Salvatore, on the road come sempre. Ti ringrazio, siamo vicini a questi cittadini che comunque in maniera, ribadisco come ha detto anche Merolla, in maniera pacifica fanno sentire la loro presenza solo per chiedere l'applicazione di una legge, o di più legge in questo caso. E in questo caso di più legge che tutti facciano il loro dovere garantendo a chi ha il diritto di avere i suoi soldi per l'appunto qualcosa che andare avanti. Grazie veramente Giovanni. Grazie a te e ci risentiamo. Un abbraccio a tutti. Arrivederci.